Disclaimer, buonasera a tutti. Vi prego, come sempre, di prendere visione sia del disclaimer che dell'avvertenza sul rischio e anche questo nota bene che perché lo scopo di questi webinar hanno solo finalità didattiche, non vanno intesi per nessuna ragione come incentivo all'investimento. Ognuno è responsabile delle proprie azioni derivanti dall'utilizzo di questo tipo di analisi. Buon trading a tutti. Allora, terzo appuntamento, quindi nei primi due abbiamo sostanzialmente spiegato l'analisi retail. Questa sera possiamo già partire un po' con la spiegazione delle operazioni che sono state effettuate a scopo didattico in queste prime due. Queste prime due serate, quindi partiremo un po' dalle operazioni che sono state fatte e poi risponderò un po' alle domande di ieri. Qualcuna sono riuscita a risponderle in real time ieri, però qualcun'altra è rimasta in sospeso e quindi andiamo a vedere anche quelle. Poi la spiegazione delle variabili dell'expert anti-grid, che è un po' il motore di tutto, perché poi è colui che effettua le entrate a mercato e come sempre chiuderemo con impostazione dell'operatività giornaliera ricavata dall'analisi retail. Ok, quindi mi sposto in piattaforma e prendo un po' il MyFXBook che ho dedicato a questo tipo di analisi, quindi andiamo a vedere un po' le operazioni che sono state fatte, quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa di diciamo interessante da spiegare. Sostanzialmente ieri avevo comunque ipotizzato un buy su NZD USD, uno su GBP USD, un altro su euro dollaro, uno short qui in realtà. Poi il giorno precedente avevamo fatto delle operazioni su euro yen, sempre il neozelanda USD, perché è quello un po' più interessante dal punto di vista dell'analisi retail, e poi c'erano altre posizioni. Comunque, per il momento questo tipo di analisi si sta rivelando su tutti gli strumenti molto affidabile. Mi piace anche molto il rapporto tra profit e gain, che attualmente è dello 0,10%. Ovviamente non è sostenibile questo tipo di drawdown perché ovviamente i trade sono ancora pochi, però questo tipo di rapporto è molto interessante e domani vedremo altre caratteristiche da tenere sott'occhio. Comunque diciamo che per il momento l'analisi applicata su un po' tutti gli strumenti, quelli che hanno più volumi, sono abbastanza interessanti. Quindi partendo un po' da quello che abbiamo visto su Neo Zelanda USD, è interessante notare come in effetti i livelli che abbiamo ipotizzato per un ingresso long, che era in area 0,57, era dovuto al fatto di un interesse da parte dei trader retail al ribasso. Quindi in buona sostanza avevamo fatto un'analisi su, aspettate che apro la magnetta. Avevamo visto questa zona qui dove c'era stato un interesse da parte dei trader retail ad aprire posizioni short. Se vi ricordate, era un po' quel discorso che facevo quando c'è un trend comunque persistente. Il maggior problema in questi casi, oltre ovviamente al fatto che la maggior parte dei trader continua ad aprire contro, un altro problema grosso è che questo è un problema grosso ancora di più del fatto di mettersi contro il trend, perché in questi casi c'è il rischio di prendersi delle vere e proprie inversioni a V, e quando si cerca il pullback per andare a riprendersi i minimi. Quindi le prime avvisaglie erano arrivate già in quest'area qui, quando su questa zona dei minimi del 19 di marzo avevamo un 22% short, mentre il giorno dopo avevamo un 28% short, quindi un aumento delle posizioni, leggera diminuzione in quella giornata, però avevamo visto un po' dall'analisi dei prezzi medi di carico come erano cambiati dall'orario di Londra a quello di Wall Street, e quindi il potenziale long c'era proprio perché eravamo in una zona di accumulazione dei prezzi medi di carico. Quindi in questa zona qui vedete come stanno accumulandosi le proprie posizioni
Perché guardate, siamo passati da un 22% a un 30%. Quindi su Neo Zelanda USD c'erano comunque ottime occasioni per andare a rivedere almeno, io non parlo di un'inversione a V perché se guardiamo un Neo Zelanda su un grafico mensile ci rendiamo conto che è un po' pretestuoso adesso pensare a un'inversione in pochi giorni proprio perché siamo in presenza di una candela mensile, una barra mensile. Non so se voi siete più abituati a vedere le barre o le candele, io generalmente utilizzo sempre le barre, però se andiamo a guardare questo candelone che adesso un po' è stato mangiato questo spike, però mi sembra un po' pretestuoso che vada a mangiarsi tutta questa barra mensile. Quindi diciamo che quei long avevano comunque dei target ben precisi che di solito sono sempre, parlo quando appunto parlo del long, mi riferisco ai primi massimi che noi andiamo ad incontrare durante appunto le nostre entrate. Poi domani, questo parlerò bene dei target, non so se domani o venerdì, chiuderemo con venerdì, però come identificare dei target potenziali che siano comunque plausibili, proprio perché dobbiamo sempre tener conto anche del, diciamo, di come si è formato durante il mese un certo strumento. Quindi quello era il Neo Zelanda, poi passiamo un po' anche un po' di stop loss. Questo forse è stato l'unico stop loss preso fino a questo momento. Vediamo, c'è qualcuno di poco conto. Sì, anche poi su Eurocad, però questo su Euro dollaro è stato particolarmente brutto perché qui sono andato anche forse contro il cot report perché c'erano comunque le posizioni in rialzo, però questo poco importa. Ieri avevamo visto come sul supporto in area 1.080 ci fosse stato un interesse più per il long che per lo short, ma in realtà lì non si è verificata l'ipotesi short di ieri, quindi è andata in stop e comunque la posizione è stata chiusa in questa zona qui e non fa nulla proprio perché ci sono state altre posizioni che hanno guadagnato, quindi poco importa anche perché poi c'era stata una posizione abbastanza contraria. Dovete sempre anche tener conto delle correlazioni che era appunto la sterlina dollaro. L'errore che forse ho fatto ieri, dovuto magari anche alla stanchezza, a non aver considerato questa fase di accumulazione degli short. Ovviamente adesso per domani qui c'è una potenziale occasione per il long di euro-dollaro, ma questo lo vediamo verso la fine per l'impostazione dell'operatività. Quindi dicevo, poi l'altra operazione che abbiamo visto è stata sterlina-dollaro, che oggi ha fatto un po' di capriole, però l'ingresso è stato molto pulito, fatto alle 5 di questa mattina. Guardate, quando parlo di volatilità bassa, io mi riferisco proprio a queste occasioni dove io comunque ho uno stop molto basso alla fine perché sono in bassa volatilità, quindi la volatilità è bassa per poi esplodere. Quindi una cosa è mettersi ovviamente long qui e un'altra magari cercare il long in questa zona qui. Qui vedete sono in alta volatilità, quindi queste zone, queste aree qui vanno un po' evitate. E bisogna cercare di prendere diciamo, le opportunità quando c'è calma piatta, nel senso che comunque non, nessuno ancora ha fatto la prima mossa, ci si posiziona sul mercato con gli ordini pendenti e poi appunto si aspetta. Sterlina dollaro, un po' il discorso che vale, questo lo affronteremo sempre quando parleremo di target nei prossimi, gli ultimi due webinar dedicati alla didattica. È un po' anche l'entrata long era un po' troppo pretestuosa per andare a riprendersi tutta la candela mensile. Quindi quei long avevano comunque un primo target che di solito lo fa quasi sempre, che sono quei target sul daily. E quindi io avevo ipotizzato, sto vedendo NZDUSD, ma è la stessa candela più o meno. Infatti, vedete la sterlina. Abbiamo un po' lo stesso tipo di pattern che abbiamo visto, proprio perché comunque sono sempre, diciamo, valute che vengono acquistate o vendute contro il dollaro. E quindi ovviamente con un dollaro
più debole in questi giorni, poi si ripercuote un po' su tutte le altre valute. Comunque dicevo che la sterlina aveva un target potenziale che era dato dal massimo che ancora non era testato in area 1.1940. Quindi queste un po' sono state le operazioni fatte durante la giornata di ieri. Allora, adesso poi passiamo alle domande che sono state fatte appunto sul webinar di ieri. Allora, euro-dollaro, direi che l'abbiamo visto. C'era una domanda se si potesse poi entrare short su euro-dollaro, l'abbiamo provato, non è andata come doveva andare. Poi mi chiedevano appunto sui time frame quale fossero i migliori. Io utilizzo generalmente l'H1 o anche l'M30, però diciamo che su tutti questi strumenti l'H1 è quello che può dare, diciamo, un setup abbastanza comunque in linea con quello che è anche la gestione del rischio. Da tenere conto però in che periodo, in che momento della giornata noi andiamo a tradare, perché farlo su un H1 magari intorno subito dopo l'ora di Londra o comunque durante la fascia di Wall Street ci espone all'alta volatilità, quindi a stop maggiori, e quindi io tendenzialmente eviterei lì. Per il paradosso andrei ad abbassare i time frame cercando un setup in linea con l'analisi retail su un time frame inferiore, se qualcuno vuole fare intraday. Poi c'era una domanda che io già, sinceramente non ho compreso, che cosa ne pensi di disegnare delle divergenze sull'ATR? Avrebbe senso? Mi sono andato a vedere un po' il grafico per cercare di capire la domanda. Se non sbaglio era di Alessandra, non so se c'è questa sera, magari può farmi una nota. Non so se si riferisse al discorso di probabilmente di aumenti di volatilità, picchi di volatilità, divergenze che si possono creare su queste aree, nel senso che, non so, questo minimo è stato fatto in bassa volatilità sostanzialmente, quindi non c'era una grossa volatilità. Quest'altro minimo invece ha avuto una volatilità maggiore, quindi creando una sorta di divergenza tra le due, e quindi per un potenziale a lungo. Io l'ho intesa così, però non so se poi c'è qualche altra tecnica in particolare. Potrebbe anche essere un qualcosa di, diciamo, abbastanza oggettivo, però bisognerebbe sempre poi andarlo a verificare con l'operatività giornaliera, un qualcosa che io non ho mai fatto. Però era interessante la domanda, magari appunto se poi Alessandra, se mi ricordo bene chi mi ha fatto la domanda, può specificare. Allora, poi questa è sulla registrazione. Vi faccio vedere dove vengono pubblicate, perché è una domanda che mi fate un po' spesso. Aspettate che prendo. Allora, vado su YouTube. Praticamente si trovano sul canale di YouTube. Sul canale di Tickmill, quindi magari vi iscrivete, poi c'è una playlist con tutti, visto che comunque Tickmill opera a livello globale, ci sono i webinar anche in altre lingue, anche su quelli italiani, è lì che vengono pubblicate giornalmente. Questa di questa sera sarà disponibile domani nella prima mattinata. Ma sembra in osservo a quanto ci dice l'indicatore, cioè solo short in questo caso. Qui si riferiva al discorso dello swing, del pattern swing che ho spiegato. Ovviamente deve essere fatto solo in linea con l'analisi retail, tipo lo swing che si era creato qui sulla sterlina. Si prendeva in riferimento solo quello long, proprio perché c'era un interesse da parte dei trader a shortare la sterlina ieri, e noi abbiamo quindi cercato di fare il contrario. E questo un po' risponde anche all'altra domanda che era stata fatta: ma se si generano più swing, quale prendi in considerazione? Ovviamente il primo swing utile, quindi il
l'expert piazza una buy stop qui sopra e il primo swing che si crea in, diciamo all'inizio della giornata, quindi in questo caso si è creato verso le 4 di notte, e qui il buy viene fatto, il primo swing. Se si fosse creato uno swing short non l'avrebbe preso in considerazione proprio perché la tendenza era solo long. Poi la fotografia viene fatta in base al time frame scelto, l'analisi retail non tiene conto dei time frame, proprio perché è un qualcosa che avviene in modo diciamo continuo. Questo aggiornamento su MyFXBook viene fatto ogni 60 secondi, quindi ogni 60 secondi noi abbiamo un aggiornamento. Noi per questo indicatore, per questioni di spazio nel server, è un aggiornamento che avviene ogni 5 minuti. Quindi sui time frame, ad esempio euro-dollaro, voi vedete una fotografia che viene scattata ogni ora. Quindi se poi volete comunque avere, diciamo, sempre aggiornato questo grafico, fate uno switch tra i time frame e ritornate poi sull'H1 in modo tale da avere comunque diciamo, la percentuale aggiornata. Poi alle 17:30 il prezzo medio di carico lo hai preso su MyFXBook, vengono ricavati da lì, però io li vado a prendere sulla dashboard che sono pubblicati qui, dove appunto vediamo come si posizionano i prezzi medi di carico. Non capisco perché cercano i minimi, basterebbe comprare ritracciamenti mantenendo il rischio. Questo si fa riferimento un po' alla logica che dicevo io del retail, della classica operatività della maggior parte dei retail, che è quella di andare a lavorare quindi contro trend, proprio perché cerca di andare a prendere sempre, diciamo, di entrare alla meglio, quindi magari prendere i minimi, quindi alla ricerca dei minimi, e questo. Quando c'è il mercato laterale, magari funziona anche, però quando partono però dei trend persistenti, la maggior parte che si mette long comunque inizia ad andare in sofferenza proprio perché continua ad aprire posizioni in griglia, comunque in martingala che molte volte bruciano i conti. La piattaforma il Trading Stop, ma questo lo vediamo su adesso quando spiegherò l'expert. Poi c'era una domanda, forse se non sbaglio, di Gianluca che mi chiedeva: secondo me è utile vedere anche le inclinazioni delle medie? Può essere sì, assolutamente giusto. Io una cosa che controllo delle medie mobili è un po' la loro, diciamo, tra la media mobile lenta e veloce, quella che vi avevo anche un po' spiegato sul primo incrocio, ma a me interessa anche un po', diciamo, l'allargamento delle medie mobili, perché questa è anche un'altra indicazione di volatilità. Quindi, quando le medie mobili sono molto aperte, quindi tra loro, diciamo, sono divaricate, in questo caso c'è molta volatilità, e lo short farlo qui è un conto, farlo qui ne è un altro. Quindi, per questo, poi vi dicevo che quasi sempre c'è corrispondenza tra l'incrocio delle posizioni con quello delle medie mobili. Quindi anche qui prendiamo come riferimento il primo incrocio e andiamo a guardarci come sono posizionate le medie mobili, perché se incrociano qui, però abbiamo questa volatilità, dobbiamo fare un ragionamento magari sui prezzi medi di carico. Mentre se già incrociano qui e vediamo che il prezzo è molto in bassa volatilità con le medie mobili che hanno appena incrociato, allora lì possiamo fidarci di più di quell'incrocio. Non so se è chiaro questo concetto perché è una cosa molto interessante. Poi un'entrata short entra quando rompe il minimo della barra di inversione, non c'è nessuna barra di inversione, entra sempre con il pattern swing, che appunto è l'alternanza delle candele ri rialziste con quelle ribassiste, quindi nel caso del ribasso. Quando c'è appunto l'alternanza, come in questo caso, candela verde, rossa, rossa, verde, lui piazza una sella qui sotto, come la piazza anche qui, come appunto l'ha piazzata su euro-dollaro qui, che è andata appunto in stop. Capiteranno molte volte dei falsi segnali proprio perché questo pattern qui,
prendendo diciamo, l'alternanza delle barre, l'unico filtro che viene messo non ne ha altri, quindi è stato pensato in questo modo e funziona molto bene sul lungo periodo, quindi non andiamo a guardare la singola entrata che magari va subito in stop, perché comunque quello può capitare con qualsiasi pattern. Poi un'altra domanda che magari poi questa girerò al programmatore Salvatore, perché non aggiornare i prezzi medi di carica ad ogni candela? È un po' farlo su ogni candela un'ora è un po' difficile, perché avremmo 24 prezzi medi di carico e metterli un po' sul grafico andrebbe a sporcare un po' troppo il grafico, facendo, diciamo, perdere poi quello che è il fulcro dell'analisi retail. Quindi avremmo troppi dati che magari non avremo modo di saper leggere in modo appropriato. Ok, vediamo se c'è qualche. Che ci sono diverse domande. Allora, Pietro mi chiede: cosa è successo per determinare il crollo? Sai qualcosa? Se ti riferisci al crollo comunque dell'Australia e del Neozelanda, erano comunque collegate alla situazione cinese, e quindi hanno sofferto particolarmente la condizione che si è creata in questi mesi, che noi tutti conosciamo. Ma la sterlina aveva la stessa condizione di euro-dollaro in fatto di accumulazione short di pubblico retail? No, Cristian, in realtà l'abbiamo visto ieri. Magari adesso non ci ripasso, però guardati diciamo la registrazione di ieri, perché ho spiegato il motivo per cui ero entrato long, proprio perché i prezzi medi di carico tra la sessione e la chiusura di Wall Street con l'apertura di Londra erano cambiati a favore degli short. Allora, Vincenzo mi chiede: puoi confermare che se faccio due rilevazioni sui prezzi di carico di uno strumento, ad esempio una alle 8 e una alle 14:30, e se nella seconda rilevazione il prezzo di carico short aumenta e quello di long diminuisce, è opportuno cercare un setup long? Sì, allora il problema però, Vincenzo, è che lì, se il movimento è partito, comunque rischi di lavorare in alta volatilità, dovresti abbassare un po' il time frame. Comunque, quello che è accaduto oggi su euro-dollaro, dove in mattinata abbiamo avuto comunque un interesse, diciamo, prima long, che poi si è tramutato in short, è aumentato prima dell'apertura di Wall Street, dandoti anche un buon setup, perché si è fatto quasi 100 pips. Il problema lì dipende se tu riesci a stare sui grafici tutto il giorno, quindi a seguire. Io personalmente non riesco, né tantomeno ho voglia di fare operatività intraday, quindi stare lì a guardarmi e cercare il setup, quindi attivare, farmi tutte le analisi. Cerco di evitarlo, quindi lo faccio in questo modo molto tranquillo, quindi facendolo la sera e lasciando le posizioni lì. Però chi poi vuole fare intraday lo può fare se appunto adotta questo meccanismo che hai detto tu. Allora, piramidazione ne parlerò domani, o domani o dopodomani. Allora, vediamo, sono le 21:23. Spiegazione dell'expert. Allora, vediamo perché c'è qualche altra domanda. Se invece nella seconda rilevazione sia il prezzo di carico short che quello long aumentano, non è opportuno non fare nulla? Allora, sì, in quel caso dovresti rimanere flat, però se lo fai in intraday, secondo me prenditi tutte le major e qualcosa c'è sempre, cioè qualcosa, anche le major più i principali. Fa riferimento un po' a quel file Excel che tra l'altro ve lo devo passare. Perché questo file io poi lo aggiorno ogni, vediamo un po' se lo prendo. Questo file qui è molto utile, magari ti prendi tutte queste valute qui nell'intraday, se riesci a seguirle, per vedere un po' dove si creano le variazioni dei prezzi medi di carico più importanti. Allora, Cristian, sulla percentuale di rischio è lo 0,10-0,15, questo è un po' il range che ho io sulle, diciamo, valute, quindi si può lavorare molto bene con lo 0,10-0,15.
stanno attenti però alle correlazioni, perché altrimenti l'esposizione può anche raddoppiare o triplicare, e tra poco vedremo un esempio proprio di operatività che ho in mente per domani, che però appunto tiene conto anche delle correlazioni. Quindi poi, quindi ho detto per piramidazione ne parliamo domani e dopodomani. Aggiornare il prezzo medio di carico ad ogni candela sul grafico apparirebbero come se fossero delle medie mobili. Interessante questo. Non so se Salvatore mi sta seguendo, però aggiornare quindi tipo medie mobili, quindi parli di un qualcosa del genere, quindi se aumenta, aumenta un po' così, poi aumenta così. Bisognerebbe vedere un po' a livello grafico che tipo di... sì, passami lo screen, Fede, così io poi ci do un'occhiata. Magari se sei su Telegram, su Working Forex, passano così, poi ci ragiono insieme a Salvatore, perché se è un qualcosa che a livello visivo ci dà una immediatezza e quindi già ci fa capire che cosa dobbiamo fare, può essere utile. Ottima, comunque ottimo spunto. Va bene, allora io direi adesso di passare alla spiegazione dell'expert, quello che diciamo è adibito alle entrate. Allora, voi questo expert potete utilizzarlo anche in demo, perché capisco che ovviamente lanciarlo subito in real può essere un qualcosa che di pericoloso. Quindi l'anti-grid system del 2020 è stato postato nella chat di Telegram di Working Forex, quindi lo scaricate da lì e potete utilizzarlo sulle piattaforme demo di Tikmill, che ricordo hanno scadenze limitate, quindi potete fare tutte le, diciamo, le verifiche e le varie prove che volete. Allora, vediamo un po'. Allora, l'anti-grid è composto innanzitutto da questo pannellino con il tasto standby. Allora, il tasto standby, praticamente cliccandoci sopra, adesso siamo fuori orario programmato perché all'interno delle variabili c'è un orario di impostazione, però cliccandoci sopra andiamo a mettere in pausa. Quindi si creerà poi, ve ne accorgete, da questa manina, che significa cliccandoci standby, lui vi farà una domanda: vuoi mettere in standby da expert? Beh, dicendogli sì, si creerà questa manina qui sopra che non fa più nulla, quindi si blocca direttamente l'expert e non fa più nessun tipo di operazione. Poi c'è un tasto direzione, che questo è stato creato per chi magari vuole fare aging sullo stesso strumento, cosa che io sconsiglio, perché io tutte le prove che ho fatto, tutte diciamo le prove statistiche che ho fatto, sono state rovinate tutte dall'aging. Adesso probabilmente non sono io bravo a fare aging, però i maggiori problemi li ho creati lì proprio perché c'era sempre quel trade che magari ti aspettava l'inversione, quindi chiudevi in profitto quelle che guadagnavano e lasciavi correre quelle in perdita. Quindi questo per me l'aging magari io eviterei. Però se voi per esempio volete lavorare anche su più time frame, ad esempio, potete utilizzare questo tipo di tecnica. E lui chiede: vuoi la prima entrata long? Mettendo sì, e ad esempio mettendo tre pallini, quindi questo è un contatore da 1 a 10 che sono le entrate. Quindi se clicchiamo su buy SL, vedete che appariranno due pallini in basso e la prima entrata che lui farà sarà buy e poi la seconda in sell, proprio perché noi abbiamo dato l'input che la prima delle posizioni deve essere in buy. Se ne mettiamo tre, vedete, appariranno tre buy e tre sell, che ovviamente scomparirà un pallino quando entra, quindi se entra una buy, questo è il primo, questo si elimina. Quindi con questa sequenza, primo trade buy, entrerà prima la buy, poi seguirà, diciamo,
il mercato, nel senso che se si crea uno swing, il secondo anche long, comunque te la fa long, proprio perché io soltanto la prima volevo buy, poi non so il mercato come si evolve, se mi fa tre swing al rialzo, tre swing al ribasso, comunque lui poi segue quella logica. Se invece voglio che invece segua l'expert una determinata logica, quindi non devo utilizzare la prima entrata long, ma devo usare la priorità. Quindi, se io vuoi impostare la priorità alle buy, metto sì. Con questa stessa logica, lui che cosa fa? Mi fa la prima buy qui. Quindi arriva lo swing long. Quindi facciamo finta che io l'attivo in questa zona qui. Ok, lui mi fa la prima buy qui. E quindi viene questa eliminata. Dopodiché, il mercato si muove e arriva uno swing short, lui me la fa, proprio perché comunque la prima buy è stata già, diciamo, eseguita, quindi mi farà anche la sell qui, dove qui, quindi sarò in aging in questa zona. Dopodiché, se si crea un'altra buy, mi fa una buy, proprio perché c'è il buy. Dopo vedete che entrando qui buy ce n'è un altro buy qui e la fa lo stesso. E dopo arrivano due sell su questo, forse qui sarebbe entrato, e quindi mi elimina questo. Però vediamo se trovo un esempio per farvi capire bene. Vediamo un po' qui. Ecco, allora adesso questo esempio qui per farvi capire a che serve questa priorità. Allora, mettiamo il caso che io l'attivo qui. Ok, e gli dico però io voglio la priorità buy. Allora, attivato l'expert, mi fa, io l'attivo qui, quindi lui non vede il pregresso, si deve creare un nuovo swing, quindi il primo swing buy si crea qui. Allora, Gianluca chiede, mi puoi ripetere lo swing? È l'alternanza delle candele verdi con le rosse. Quindi, in questo caso, si è creato una candela verde, la rossa in chiusura, lui piazza una buy stop qui. Quindi, priorità buy mi entra qui. Quindi, la buy qui si leva. Poi, si crea un altro swing qui sotto, lo vedete, sell. Quindi, qui me lo leva. Se arriva un altro partner swing short, come in questo caso qui sotto, lui non me la fa perché io ho la priorità buy, quindi deve entrare prima un'altra buy. Quindi il giochino è questo, nel senso che una buy viene coperta da una sell, però se io ho messo priorità buy e arriva una sell da fare, io non voglio avere l'esposizione in sell, quindi lui mi prenderà questa buy qui. E poi me la copre se arriva un'altra sell. Vi è chiaro un po' questo passaggio? Questa è una cosa molto carina quando volete crearvi una sorta di griglia, però dando una direzione specifica, e quindi vi copre in questo modo qui. Ok. Quindi ovviamente vale lo stesso discorso per le sell. Se mettiamo tutti no, quindi lo lasciamo così in giallo e faccio 3 buy e 3 sell, lui mi fa me le segue in base agli swing che si creano, quindi non c'è nessun tipo di direzionalità. Poi c'è il pannello di info posizioni, che purtroppo cliccandolo adesso, siccome non ci sono posizioni, non mi fa vedere le posizioni gestite, però è anche molto carino perché da qui potete anche gestire tutte le posizioni che volete, chiuderle. Chiudere le buy, chiudere le sell, fare la chiusura di tutto o la chiusura con profitto. Poi qui in posizioni gestite, quando ci sono delle posizioni, le vedrete tutte qui, potete gestirle anche lì in break even o in trailing stop. Se magari domani ci sono delle posizioni, poi ve le faccio vedere e vi misura anche il guadagno delle posizioni in base alla volatilità settimanale. Quindi anche lì vi dà una misura di quando di quanto siete bravi a far correre delle posizioni.
Vi dà anche il profitto globale, ovviamente l'esposizione netta, il break-even di tutte le posizioni. Questo è molto utile quando fate la piramidazione. E diciamo che è un tool completo e siccome lo uso io personalmente, l'ho tarato un po' su quelle che sono le esigenze che io ho riscontrato comunque nei vari anni di sperimentazione. Poi ce ne sono due pulsanti molto interessanti che è il livello di attivazione. Se vuoi creare un livello di attivazione superiore, questo è interessante, magari in un'ottica anche intraday, quando si vuole entrare su un determinato livello piuttosto che su un altro. Quindi, mettiamo il caso che io identifico una resistenza e su quella resistenza vado a vedere che i trader retail si sono messi short, tipo che ne so, domani. Io non voglio entrare in questa zona qui perché per me qui si muove in laterale, però se arriva domani su questa resistenza si creerà interesse short da parte dei trader retail. Quindi magari vedo un'esposizione aumentata dei trader, allora dico all'expert, domani quando arriva su questa linea qui, tu inizia a ragionare, quindi ad entrare al mercato. Quindi che cosa faccio? Che se io metto una buy, lui non me la fa in quest'area qui. Anche se dovesse creare uno swing, me la fa invece quando arriva qui, quindi non entra in breakout, ma deve farsi uno swing, quindi si devono creare la solita alternanza delle candele verdi, quindi in questo caso qui. Quindi se si crea lo swing, lui poi andrà a piazzare la buy qua sopra. Proprio perché io ho dato direzionalità buy. Quindi si può anche dare questo tasto qui che vi ho fatto vedere prima, lo potete dare direttamente anche sulla linea. Quindi gli date, se volete, la prima buy qui sopra, buy, fate la buy, perché se mettete una sell, quando arriva qui, con il tasto buy farà la prima buy e poi vi farà la sell. Se date priorità buy, e che ne so, avete tre buy e tre sell, farà lo stesso ragionamento che vi ho spiegato prima. Però prima lo fa a mercato, quindi appena voi l'attivate inizia a fare quel ragionamento. Se date la priorità buy qui sopra, quindi con questo livello, con questa linea verde attivata, fa il ragionamento che vi dicevo delle prime entrate, quindi seguendo la logica di priorità buy, le fa su questa linea. Quindi è molto interessante, potete sia, diciamo, crearvi una sorta anche di training range, che è molto interessante. Tipo, se vogliamo un livello di attivazione superiore e uno inferiore. Questo lo levo. Allora, bello, sì, e sì. Vedete, ve le mette qui in fondo, la linea rossa per, diciamo, se volete attivarlo qui sotto e la linea verde se volete attivarla qui. E quindi potete dare poi gli stessi comandi andandole. Vedete, si attivano tutte e due le zone, quindi io posso dire, che ne so, arriva qui, fammi una buy, arriva qui, fammi una sell, però seguendo sempre il pattern. Quindi è molto fatto molto bene, proprio perché potete anche andarvi a trovare delle zone di training range. Quindi poi se le volete cancellare basta andare sulla X. Vi è chiaro un po' il livello di attivazione? Un qualcosa di molto professionale, proprio perché potete anche, se vi allontanate dal PC o avete comunque qualcos'altro da fare, potete attivare quindi su determinati supporti, che ne so, se qualcuno, ma anche non seguendo l'analisi retail, se tipo volete provare a comprare questi supporti qui, però non volete aspettare, non mi volete mettere con i buy limit, ma volete farlo prima, fare magari una falsa rottura, potete attivare quel livello inferiore e attivare lì le buy, ad esempio, se volete farlo anche senza l'analisi retail. Poi il livello di target, questo è molto interessante perché
viene usato per, io lo uso, viene usato per mettere a break-even le posizioni. Quindi se non usate il training stop in macchina, che adesso vi faccio vedere, potete anche decidere voi delle zone in cui si deve andarsi a mettere a break-even, quindi la posizione. Quindi se io entro qui long e voglio una zona di break-even in quest'area qui, quando il prezzo arriverà in questa zona, la mia buy verrà messa a break-even in automatico, quindi senza che io debba stare a monitorare quel livello. Questo è molto semplice, quindi ci perdo poco tempo. Poi, allora, passiamo un po' a quelle che sono le variabili. Sul programma, ovviamente, abbiamo sempre il disclaimer e chi l'ha appunto programmato. Abbiamo poi queste situazioni qui dove vanno un po' flaggate anche tutti questi campi che vedete, i valori input. Allora, il primo molto interessante è il max spread. Quindi, questo per evitare di entrare su situazioni di alta volatilità oppure quando si allargano gli spread, con TICC 1000 in fase di liquidità, quindi su Londra, New York, non si hanno grossi spread. Il problema è che stiamo vivendo comunque tutte situazioni di mercato altamente volatili, l'abbiamo visto anche sul gold in questi giorni, ovviamente anche su mercati regolamentati ci sono salti di diversi tick sul book, e ovviamente questo si ripercuote anche sui prodotti over the counter, perché sono comunque anche lì sempre un derivato di quei mercati regolamentati. E ovviamente questo può influire sullo spread, soprattutto nel weekend, quando questo si attiva diciamo la domenica notte, mettere un max spread e dire io, ad esempio, su euro dollaro oltre 3 pips non voglio entrare. E quindi si può inserire un limite. 3.0 sta per appunto massimo 3 pip. Allora, allargo un po' la finestra. Mi hanno chiesto, dovrebbe vedersi meglio. Massimo dovrebbe vedersi meglio adesso. Quindi questo max spread molto interessante. Se voglio mettere 30 pips, devo scrivere 30.0. Quindi 3.0 sta ad indicare massimo 3 pip. Margin break 0,2. Che cos'è questo margin break? Il margin break non è altro che una tolleranza che viene posta sul massimo o minimo dell'entrata. Quindi io, ad esempio, voglio entrare qui a 1,07. 8, facciamo 23. Ok, se io scrivo margin break 02, lui non entrerà a 1,07823, ma entrerà a 1,07 per dirvi e 82 e 1, quindi con un margin break di, scusate, 82,5, perché aggiunge il margin break all'entrata, proprio perché non vuole proprio entrare sul massimo, ma dà una certa tolleranza. Quindi, ovviamente, se mettete un margin break di un pip, entrerà un pip dal massimo o dal minimo. Massimo, purtroppo non so come ingrandire i caratteri da qui. Spero sì. Non penso che si possa fare. Poi, il lot management è molto interessante perché possiamo. Che è quello che utilizzo io, che è appunto il rischio percentuale per trade è dello 0,15, quindi si riferisce alla singola entrata. Quindi se io metto tre pallini buy, significa che ogni pallino buy mi costerà lo 0,15% del capitale. Quindi questa è una cosa da chiarire. Se metto il rischio assoluto in soldoni, gli dico ok, io voglio perdere 50 euro per dirvi. Si può scrivere, questo si mette a zero, la variabile, perché una deve escludere l'altra, e quindi lui calcolerà la size in base al rischio che volete perdere in soldoni, quindi queste famose 50 euro. Se non volete né il rischio in denaro che è quello in percentuale, dovete mettere il lot management false.
Fatto questo, potete scegliere quindi il lotto che preferite. Potete decidere di non volere nessun tipo di gestione del rischio, ma farla voi con i micro lotti, i mini lotti, lotti, quello che ritenete più opportuno. Lo stop loss, questo poi domani, dove, quando spiegherò i target e gli stop, diciamo, ma ve l'ho già anticipato un po', durante le prime, lezioni. Questa è diciamo, l'aggiunta che viene fatta al massimo minimo daily dello stesso giorno. Quindi se io entro da mezzanotte, lui praticamente va a vedermi il minimo che è stato fatto durante quella sessione, per dirvi se entro buy, e aggiungerà lo stop loss che io ho messo, che vi ho detto che vado a prendere dell'ATR. Margin break, questo qui, allora, il margin break è interessante se voi applicate un moltiplicatore. Quindi usate sostanzialmente il trailing stop. Quindi il margin break significa che quando, ad esempio, se io metto due volte qui l'ATR e faccio, se lo metto con questi due parametri, lui se mi entra a mercato, entro buy a 1,1050, per dirvi, e lui va a calcolare l'ATR di quel momento su 100 periodi, quindi mettiamo caso che sia 10 pips, quando, mettendo il moltiplicatore di 2, quando arriva a 1,1070 si mette a break even e quindi vi piazza il margine che avete voi inserito a break even, che quindi se avete messo un pip voi avete guadagnato 20 punti, entrando a 1,1050 mi mette il margin break a 1,1051. Il moltiplicatore ATR del trailing viene fatto invece se da quando arriva appunto a 20 pips di guadagno, che quindi due volte l'ATR che noi andiamo a inserire, quindi non calcola in pips ma in base all'ATR del momento, proprio perché la volatilità può cambiare, lui inizierà ad alzare lo step ogni volta che andiamo a guadagnare due volte l'ATR, quindi da 1,1070 poi fa altre due volte l'ATR, quindi arriva a 1,1090, lui si piazzerà a 1,1070, quindi inizierà a scalare e a darvi un po' di guadagno e l'adegua ovviamente di volta in volta. Questa è una caratteristica che ha inserito Salvatore, che io non sono un fan del trailing stop, quindi spero anche di averlo spiegato bene. Poi se ho detto qualche castroneria, comunque Salvatore magari mi può dare anche poi un riferimento la prossima volta, magari faccio intervenire anche lui spiegandolo meglio, però in questo modo funziona così. Maurizio, forse perché non compare il max spread perché è la versione vecchia, comunque chiedetemelo via email a chi già lo sta utilizzando e ve lo passo. Poi, altra cosa molto importante, la fascia oraria, quindi quando farlo operare, se mettete la fascia oraria true, vi scegliete l'orario, quindi 00:10, e quindi io diciamo che lo utilizzo, i miei parametri che utilizzo di notte, però anche qui avete bisogno di un server, perché altrimenti, o a meno che non lasciate il computer acceso, però diciamo grosso modo i miei parametri sono questi qui, 0:15, perché lo 0:15 per ogni trade. E poi io non utilizzo né il break even né il trailing stop perché lo vado a mettere sul target, come ho fatto vedere prima, il livello di target. Quindi, e questo è grosso modo l'expert. Vi piace un po' come funzionalità? Giustamente l'orario del ser l'orario, quindi quando mettete, è quello del vostro PC. Quindi, ovviamente, se siete in Italia, anche se Tikmila ha un GMT più 2, questo ragiona con l'orario italiano, quindi del vostro PC. Però ovviamente se vi trovate in un'altra parte del mondo andrà a attivarvi secondo l'orario del vostro PC. Comunque ora italiano. Ok, vedo che vi piace questo expert, fatto molto bene. Basta solo fare un po' di dimestichezza, quindi per questo è assolutamente free demo, quindi potete fare tutte le verifiche del caso. Ok, bevo un attimo un goccio d'acqua e adesso passiamo alle situazioni per domani. Io ne ho nella chat di Telegram, ne avevo
identificate per privacy, scusate, la levo, però allora GBPUSD euro dollaro e finalmente anche USD CAD, ma ho visto anche Euro CAD, quindi sono quattro potenziali setup per domani. L'unica cosa da considerare domani a livello macroeconomico, c'è un dato, e leggevo un po' su, anche sui vari social, che potrebbe un po' spaventare i mercati, anche se forse lo daranno per scontato, però domani esce questo dato qui, che potrebbe un po' riflettersi sul mercato, dove erano le richieste dei sussidi, perché potrebbe iniziarsi a vedere un po' l'impatto del coronavirus sui dati americani, quindi domani pomeriggio attesa molta volatilità e anche soprattutto sulla sterlina, che poi ci sono un po' di dati della sterlina e leggevo forse anche decisione sul tasso dei tassi di interesse della sterlina. Quindi domani è una giornata tosta. Io comunque cerco sempre di farle proprio perché rischio lo 0,15 per trade, quindi è un qualcosa di molto basso, ma non mi sognerei mai di andare a rischiare più di quella percentuale con delle giornate volatili. Però qui terrò conto anche delle correlazioni per evitare la doppia esposizione, nel senso non vado a mettermi long su euro-dollaro e long sulla sterlina, perché comunque sono abbastanza correlate, quindi potrebbero creare una doppia esposizione, oppure non è che vado long di euro-dollaro, short di USD-CAD, perché vado comunque in quel caso sempre a vendere dollari e rischio comunque sempre una doppia esposizione. Quindi adesso vediamo un po' come si sono mossi i prezzi medi di carico. Allora, euro-dollaro, io alle 5 e mezza avevo. Dov'è la lavagnetta? È scomparsa. Eccola qui. Allora, io alle 5 e mezzo ho fatto un po' il check dei prezzi medi di carico. Quello long è 1,1056, non è aumentato, quindi diciamo che non si è creato troppo interesse da parte dei trader retail ad aprire posizione a rialzo. Quelle che sono aumentate un po' sono gli short a 1,0857. Adesso sicuramente anche qui un po' la situazione è cambiata con un aumento delle posizioni a ribasso. Quindi andiamo a vedere adesso un po' il prezzo medio di carico, che cosa ha fatto. Quindi quello short è aumentato a 1,0860, quello long 1,1083. Quindi 1,08 e 60. È aumentato leggermente, quello long si è allontanato perché 1,1083, giusto? Ok, 1,1083, 1,1083 sono usciti un po' di long. Quindi diciamo che l'operazione long ci può stare per domani, dove però può arrivare euro-dollaro. Queste saranno poi delle considerazioni da fare, è che domani andando a comprare euro-dollaro andiamo a metterci long sulla quarta candela di fila rialzista su un trend ribassista. Molto rischiosa come operazione, anche guardando sul mensile, comunque siamo sul supporto. Io comunque la faccio lo stesso perché, ripeto sempre perché il rischio è molto basso, potrebbe, però il primo, diciamo, prima zona di controllo dove potrebbe arrivare il primo massimo che ancora non è stato testato, si trova in area 1,0982. Che è questo livello qui. Non so voi che cosa ne pensate a livello di analisi, però siccome sono entrati comunque degli short, vediamo se domani va a prendersi quella zona.
rischiosa come operatività, però la seguiamo lo stesso, quindi la vado a mettere. Mi devo calcolare, la volatilità si sta abbassando su euro-dollaro rispetto alle altre giornate, vedete com'è? Il picco è stato molto più basso di 35 pips, l'altro era stato di 45, quindi si sta un po' scendendo da 1, 2, 3, 4, 5 sessioni a questa parte, quindi questa è una cosa, può essere anche positiva perché segno che i mercati si possono un po' più tranquillizzare, perché in alta volatilità è sempre un casino lavorare, soprattutto in termini di aumento spread. Quindi diciamo che il picco che già fatto oggi è di 35 pips, vado a metterli, quindi massimo spread 3, margin break 0,2, 0,15, ok, quindi devo solo cambiare questa variabile e mettere il 35 pips. E quindi vado a inserire la buy. Realisticamente potrebbe andarsi a prendere come dicevo, quel livello lì. Se lo andiamo a guardare su un diciamo grafico H1, diciamo è un po' quest'area di 1,0975, quindi su questa zona si metterà a break even. Poi abbiamo detto sterlina dollaro. Sterlina dollaro, sterlina dollaro. Allora, sterlina dollaro, dove c'era 1,1931, 1,2341. Sono i prezzi medi di carico che ho visto alle 5:30. Vediamo un po' come è cambiato lo scenario. 1,1920, quindi sono entrati più short. Uno diciannove e 20. Sulla sterlina avevo dato un possibile interesse short perché l'avevo visto qui su questa discesa, però è rientrato. E poi adesso, diciamo, sono entrati altri short, quindi la mia view di entrare short sulla sterlina viene meno. Non entro adesso di nuovo long per il discorso che sia che domani c'è appunto, ci sono molte news lato sterlina, già sono in acquisto di euro, vendita di dollari, non mi voglio andare a comprare sterlina e vendere nuovamente dollari. Quindi qui non aumento l'esposizione perché alle 5:30 io ho visto un interesse da parte dei trader mettersi long, infatti avevo 1,2388 contro 1,2341, quindi era sceso di circa 50 pips, quindi immaginavo di rimettermi a favore del trend della sterlina, e invece non la faccio, quindi questa qui della sterlina viene meno. Però finalmente c'è lui USD CAD che lo seguo da un po', e USD CAD. Allora, USD CAD era 1,4335 le buy, oggi ne sono entrate parecchie, vediamo quanti ne sono entrati adesso. 1,4307, quindi si è abbassato ancora di più. Oggi sono entrati una valanga di long su USD CAD, 1,4307, quindi si abbassa ancora di più. E se non mi è aumentato quello short, significa che non è entrato nessun retail in short, quindi sarebbe un buon setup. USD CAD 1,3688. Se è sceso ancora meglio, l'importante è che non sia salito. USD CAD, ottimo, ottimo, 1,3688. 1,3688. Quindi si è abbassato ancora di più. Allora, USD CAD ha molto potenziale se lo guardiamo se lo guardiamo su un grafico weekly, ha molto potenziale perché
Mi è dispiaciuto non vederlo ieri. Non capisco ieri come mi sia sfuggita questa candela di bassista, perché era un setup assurdo. Purtroppo ne sono parecchi, quindi per questo io poi faccio anche questi webinar, così qualcuno di voi mi aiuta anche a vedere queste situazioni. Ma ieri si era già creato il setup short, e quindi purtroppo mi dispiace non essere entrato, lo faccio qui. Però il potenziale di USDCAD è molto alto, perché se si dovesse un po' anche risolvere un po' la situazione sul petrolio, il CAD ha molti gap da chiudere. Quindi questa qui sul lunghissimo periodo può essere un'eccezionale piramidazione. Quindi io qui domani, se riesco a entrare e a metterla a break even, queste sono posizioni che su USDCAD io non chiuderò, non la chiuderò totalmente. Quindi se poi voglio chiudere una parziale, l'importante è che sul 0,15 non mi vada a calcolare, diciamo, il micro lotto di entrata, cosa che molto probabilmente me lo farà con 280 pips di candela ribassista. Però vediamo un po' domani la size. Però USDCAD si potrebbe costruire una bella situazione piramidale, perché sia il gap da chiudere, ma una situazione retail che dura lo short, questo eccesso, da diverso tempo. Quindi potrebbe crearsi una situazione di rientro di queste posizioni, e se rientrano le posizioni non è perché i retail muovono il mercato, questo sempre deve essere chiaro. Però la dinamica di mercato è che se scende il prezzo, i trader retail iniziano a mettersi tutti long, quindi queste qui si incroceranno, vuoi o non vuoi, e quindi si creeranno sempre situazioni al ribasso che potrebbero appunto andare a prendere quel gap, che è molto, molto ambizioso, però potrebbe essere una soluzione, è un buon obiettivo. Io l'ho definita, se entra come deve andare, l'operazione dell'anno. Quindi andiamo a vedere USDCAD. Allora, USDCAD, prima volta che la faccio, quindi andiamo a vedere un po' che rischio ha. Allora, USDCAD è un cambio molto interessante. Diciamo che sul podio delle valute più tradate dai trader retail, ha un rischio anche abbastanza in linea, un po' più basso di euro-dollaro. Per prendermi lo 0,15% di stop, dovrei appunto avere uno stop di 276 pip. Lo spread è tra 0,10, quindi 52.000 lotti. Era domenica scorsa, vediamo se è aumentato interesse. Siamo più o meno lì, 37 più 12, siamo più o meno su quella zona, e quindi vado a impostare lo short. Fatemi vedere che spread adesso USDCAD, perché siamo già in notte, 3,6. Ok, quindi metterò un 5 di massimo spread. Ok, margin break in questo caso posso lasciare uno 0,5, quindi 0,15. Mi sono dimenticato di vedere la volatilità, che oggi è stata più alta su SDCAD. Il picco è di 61 pip. Ok, livello di target dove io andrei a mettermi, livello di target no, inferiore a break even, può essere questo minimo qui. Fabio, come, dove trovi tutti questi indicatori? Lo sto spiegando, è quello che questo qui, l'anti-grid, lo trovi nella chat di Working Forex, e anche la dashboard, che però quella è per i clienti di Tikmill che hanno un conto reale e deposito di almeno 1.000 euro, altrimenti la vai a vedere. Se per qualsiasi motivo non vuoi aprire con Tikmill, ce l'hai in maniera gratuita su MyFXBook. L'unica cosa che non hai è la variazione dei prezzi medi di carico, però il resto puoi vederlo da qui. Quindi quello è un po' il target, e c'era l'ultima, poi chiudiamo.
E questo anche un po' mi piace su CAD, perché EuroCAD, il discorso delle correlazioni, euro-dollaro, versamente proporzionale, comunque versamente correlato con USD-CAD, quindi lì diciamo che è un rischio dello 0,30% per come... Ah, ottimo, hai TickMill, Fabio, quindi mandami un'email, ti mando il tutto. Euro-dollaro, inversamente correlato con USD-CAD. Quindi diciamo che il mio rischio per domani è dello 0,30%, viene un po' mitigato dal sell che andrò adesso a mettere su EuroCAD, perché EuroCAD anche qui ha un gap che io ho già provato a chiudere, a provare lo short per andare a chiudere quel gap che ancora non ha fatto. Però su EuroCAD si è creato lo stesso interesse su USD-CAD, quindi... Anche qui andrò a fare lo short, il gap, vedete, su un po' i prezzi medi di carico, l'aveva sfiorato qualche sessione fa, ma non l'ha chiuso, l'ha sfiorato per qualche pip, però evidentemente lo vuole chiudere in queste, magari le prossime sessioni. Qui lo stesso scenario identico di USD-CAD, vedete, dura da diverso tempo. La cosa buona è che essendo long di euro-dollaro, diciamo che sono un po' coperto perché vendo euro-euro, quindi domani se comunque diciamo euro perde un po' di forza, magari il CAD sul euro-CAD può continuare a scendere. Quindi non dovrei rischiare lo 0,45, però anche se dovessi prendermi tre stop, comunque non so, non è nulla di così allarmante perché è sempre uno stop. Diciamo molto contenuto. Quindi EuroCAD, anche qui mi vado a vedere un po' il rischio della tabella. EuroCAD, diciamo che è in seconda fascia come spread, perché ha lo 10 a 10-20 nel weekend di allargamento, non ha grossissimi volumi, vediamo se sono aumentati. EuroCAD è un cross, più o meno siamo sempre sugli stessi volumi di domenica e andiamo a provare qui lo short, vediamo quanto è rischioso questo cross, non considerando come gli altri, anzi di meno un 2%, perché ovviamente il valore del pips è inferiore rispetto a euro e è in linea con USD-CAD. Quindi lo stop è anche qui circa di 276 pips. Che ho fatto? Dopo vedo. Allora, EuroCAD l'ultimo. Questa già avevo fatto degli short. Quindi. Allora, picco di volatilità 63 pips. Che è scesa anche qui perché l'ultima volta mi ricordo era 94. Ahia, qui ho la versione diversa. Aspettate che ho un expert diverso, formato, salva formato, lo chiamiamo retail. Oggi è 25 marzo. Quindi carica formato. Ok. Quindi ho detto che il picco di volatilità è di 66 pips. 66. 0,15. Questo fa parte del 10,20, quindi mettiamo una via di mezzo 15. Margin break, qui un pip perché lo spread è un po' più alto, un pip true, ok, non dovrei aver sbagliato nulla. Il problema di farlo su questi orari è un po' la lucidità, quindi adesso con il webinar ovviamente sono un po' più stanco, però poi io di solito le piazzo gli ordini verso le 9 di sera, quindi diciamo sono un po' più lucido in quei frangenti. Allora, il livello di target.
tassi inferiore. Non lo metto sul, diciamo, il minimo di 3 giorni fa, di 2 giorni fa, perché è troppo ravvicinato. Provo a farlo correre un po' di più in area 1,52 e 10, che quindi questa zona qui dove metterà il breakeven. Ok, io direi che abbiamo fatto un po' tutto quello che ne aveva fatto, e poi domani vediamo un po' il resto. E domani parleremo di rischio rovina del MAI, che è molto una cosa che molti trader purtroppo ignorano, ma è molto importante, e vedremo anche altre cose, quindi vedremo anche se ci sarà un po' di tempo per spiegare i target. Grazie di nuovo a tutti per essere stati qui con me, e ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona serata.